Qual è il più grande e fondamentale segreto per vivere la ricchezza vera? Ciao, sono José, autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza e sono qui con Anna Maria Ghinet, direttrice del coaching energetico e delle riprogrammazioni energetiche del punto zero. E siamo insieme i direttori della scuola di coaching energetico con cui abbiamo tenuto corsi in tutti i continenti del mondo, tranne Australia e Antartide. In questo video parliamo di come entrare in contatto con un flusso di abbondanza infinita mettendosi al servizio degli altri. Prima di iniziare ti ricordo che questo è il sesto video della serie Mentalità da Coach, come aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici. E trovi il link ai video precedenti sotto questo video. Nel primo video abbiamo visto i 5 modi per aiutare gli altri a trovare la propria strada ed essere felici, che sono: trova la tua guida interiore, l'abbiamo visto nel secondo video, allinea mente, cuore e spirito, e questo l'abbiamo visto nel terzo video, sviluppa la mentalità da coach, e questo l'abbiamo visto nel quarto video, apri il cuore, e questo l'abbiamo visto nel quinto video, e mettiti al servizio degli altri, e questo lo vediamo in questo sesto video. Poi ci sarà un ultimo video in cui mettiamo in pratica tutte quante queste cose apprese nei primi 6 video. Vediamo quindi adesso come entrare nel flusso dell'abbondanza infinita mettendoci al servizio degli altri. Imparare a mettersi al servizio del prossimo è importantissimo perché è l'unico modo che hai per far funzionare la legge di attrazione. Mettersi al servizio significa fare cose per gli altri, ma con lo spirito di aiutarle con il cuore, come abbiamo visto nel video precedente. Noi tutti facciamo cose per gli altri, ma qual è lo spirito che ci guida? È sempre un vero e sincero spirito di servizio? L'intento profondo è la parola chiave. Se l'intento non è quello giusto, si ottiene un risultato che non è quello desiderato. Quindi, per capire se il nostro intento avuto fino ad oggi era veramente un intento di amore incondizionato, osserviamo intorno a noi la realtà che ci circonda e diamoci una risposta. È una realtà che ci premia per il buon intento che ci guida? Oppure una realtà che in qualche modo ci sta punendo per farci comprendere che l'intento che ci guida è un intento sottilmente egoistico? Non è sempre facile riuscire a comprenderlo perché ci vuole una buona dose di umiltà per guardarsi dentro in modo oggettivo. Per tornare alla legge di attrazione di cui ti ho fatto accenno poco fa, avrai sicuramente sentito parlare dell'abitudine delle persone ricche e facoltose di dare una decima parte del proprio reddito in beneficenza. Tutti coloro che hanno letto The Secret hanno fatto la stessa cosa, ma non ne hanno tratto tutti quanti lo stesso beneficio. Perché? Perché fare la beneficenza con i denti stretti e attaccamento al denaro che si sta donando non è la stessa cosa di farlo con lo spirito di servizio. Allo stesso modo, qualunque sia la tua professione, se la fai con lo spirito di servizio è molto, molto diverso da farlo con un animo di servizio, magari con rabbia o con bramosia. Cosa significa mettersi al servizio? Significa prendere tutte le nostre conoscenze, i nostri talenti, capacità, abilità e fare in modo che ne godano tutti gli altri. E significa farlo con un sincero desiderio di contribuire a realizzare un mondo migliore per tutti, grazie ai talenti che ti ha fornito Dio. Dio, gli angeli, i maestri, la luce universale sono tutti al nostro servizio. E se noi facciamo altrettanto con gli altri, allora ci spostiamo sulla loro frequenza e questo ci fa allineare col flusso di abbondanza infinita. La naturale conseguenza è che la realtà si allinea a questo nuovo intento e inizieremo a sperimentare sempre maggiore abbondanza economica. Molto spesso, quando esprimo questi concetti, alcune persone si domandano: ma allora come si spiega che i politici corrotti, i banchieri e gli altri hanno un sacco di soldi? È un'ottima domanda questa, un dubbio ben lecito. La verità è che i soldi si possono fare sia con l'amore puro sia con l'ego. Il problema è che quando si fanno i soldi con l'ego, sono soldi in prestito. Infatti, poi quei soldi hanno un prezzo molto caro, che è la felicità di quelle persone. Infatti, se vai a vedere la vita di quelle persone, è sempre una vita fatta di sensi di colpa, paura di essere scoperti, latitanza, mancanza di libertà, di amore, eccetera. Insomma, nulla che valga la pena di essere vissuto in cambio di qualunque cifra. Detto questo, non bisogna pensare: allora meglio stare senza soldi ed essere felici.
Sì, è vero, meglio vivere in pace e onestà senza soldi, ma è ancora meglio vivere in pace e onestà facendo un sacco di soldi, mettendosi nel flusso dell'abbondanza infinita, aiutando gli altri a trovare la propria strada ed essere felici. E questo è ciò che ti auguriamo. Questa miniserie di video si conclude col prossimo video, in cui mettiamo insieme tutti questi concetti e vediamo come possiamo aiutare gli altri a trovare la propria strada. Quindi guardali bene tutti prima che esca il prossimo video. Se hai compreso l'importanza di queste informazioni e di quanto sia importante integrarle nella tua vita per il miglioramento della tua vita e delle persone che ti sono vicine, allora clicca sul link qui sotto ed iscriviti all'Energetic Club, perché nei prossimi 12 mesi è proprio questo il programma che terremo, ossia come integrare nella tua vita questa mentalità che noi chiamiamo mentalità Coach Mindset. Ti ringrazio perché hai guardato questo video. È importante che tu lasci un piccolo segno del tuo passaggio, e anche perché sapremo risponderti nei prossimi video. Un abbraccio e tanta luce.